Benvenuti e bentornati su Macraris da Chiara Alberti. In questo video non vedremo tips e trucchetti di Excel, Word o PowerPoint, bensì riassumeremo il mio percorso di programmazione, di formazione nei linguaggi di programmazione da un annetto a questa parte. Ci siamo lasciati quasi un anno fa, una decina di mesi fa, con un video sulla programmazione, sull'importanza di programmare, sull'importanza di imparare linguaggi di programmazione, anche se si fanno lavori diversi dallo sviluppatore o dal programmatore, e di quanto la programmazione è insita dentro ogni cosa che facciamo. Durante il primo lockdown, un anno fa, mentre lavoravo, ho deciso di reintraprendere perché avevo già iniziato mesi prima sotto consiglio di Aris, detto anche Michel, il quale mi ha amabilmente invogliato a iniziare a studiare, a formarmi sui linguaggi di programmazione. Durante il primo lockdown ho quindi deciso di seguire un percorso regolare di formazione sui linguaggi di programmazione, sui linguaggi base di programmazione, dapprima gratuitamente su Udacity, seguendo formazioni sull'HTML e su CSS, e da maggio ho poi iniziato una nano degree di 5 mesi sui 4 linguaggi di programmazione: HTML, CSS, JavaScript e Python. Sono stati 4-5 mesi intensi, intensissimi, perché contemporaneamente lavoravo, perché c'erano due bambini a cui badare, perché intanto arrivava un terzo, e sono stati mesi di formazione dove c'erano esercizi da fare, lezioni da seguire, progetti da svolgere, da consegnare per essere ammessi per poter continuare il programma. Questo programma su Udacity, questa volta a pagamento, sfortunatamente non si è concluso, non è arrivato a conclusione anche se mancava veramente qualche lezione, perché Udacity ha deciso di considerare il mio ultimo progetto plagio e dunque non sono riuscita a concludere tutto il percorso, nonostante io abbia seguito comunque tutte le lezioni fino alla fine, non sono riuscita a guadagnare, a prendere il mio certificato di achievement. Però il mio percorso l'ho seguito, sono arrivata a conclusione di questa nano degree e da settembre ho iniziato una nuova formazione su Codecademy, questa volta sulla piattaforma di Codecademy, l'elenco delle piattaforme principali di programmazione, di formazione della programmazione nei linguaggi di programmazione è nel video precedente, ve lo metto nel link. Su Codecademy sto continuando a fare progetti e a seguire le lezioni, fare test e quiz, ed è un percorso parallelo a Udacity, modalità simili tra loro, con qualche differenza, come ogni piattaforma ha le sue, e l'obiettivo è quello poi di concludere i linguaggi di HTML e CSS, di proseguire con JavaScript, React e magari anche Python, riprendere Python. È una formazione intensa, richiede impegno, richiede energie, però si può fare. Parallelamente al lavoro, ve lo posso assicurare che come mamma, come lavoratrice, è come neo futura mamma che arriverà a breve. Sono formazioni utili per conoscere altri aspetti, conoscere nuovi linguaggi e soprattutto continuare a formarsi. Nel frattempo ho anche creato un profilo su GitHub, che è la piattaforma degli sviluppatori, dove i programmatori e gli sviluppatori si iscrivono, caricano i loro progetti, collaborano con i loro team, sia della propria azienda sia a livello globale. Quindi ci sono interessanti collaborazioni che prendono sviluppatori da tutto il mondo. Macraris quindi continua a formarsi per noi stessi e per condividere le conoscenze. Questo è il percorso finora, si può fare. Si può fare lavorando, si può fare
nonostante si sia mamma di due bambini, nonostante a breve arrivi un terzo. E questa è la mia formazione riguardante la programmazione attuale sui linguaggi, appunto, di programmazione. Ci vediamo quindi alla prossima con nuovi aggiornamenti. Mi raccomando, state connessi, continuate a formarvi, esplorate nuovi campi, esplorate nuovi ambiti di conoscenze, che è tutto di guadagnato. Io e Aris continuiamo a formarci e mi raccomando, fatelo anche voi. A presto!